volevo iniziare questo video così, però è iniziato così perché ho appena litigato con mamma Moni e papi Andy, i miei genitori. E se anche voi Estreitas litigate con i vostri genitori, lasciate un like. Basta, ora ci penso io. Scappo di casa. Basta. So io dove devo andare. Ok, adesso preparo tutto per scappare di casa. Ok. E ovviamente voi Estreitas non lo dovete dire a mamma Moni e a papi Annie, perché sennò non mi lasciano scappare. E scusate Estreitas, ma ora non vi posso spiegare niente perché sono molto di fretta, o se no mi scoprono, vi spiegherò tutto dopo. Comunque vado. Adesso scapperò di nascosto. E se volete che io scappa senza che mi vedano, mi lasciate un like. E comunque adesso addio casa, addio mamma Moni, addio papi Andy, me ne vado. Era di qua, no? Oh no! Dovevo girare là! Oh, torno indietro! Sono stanchissima! Sono scappata da casa e ora sto andando in una casa di una mia amica e non mi ricordo bene la strada, però se mi ricordo bene dovevo girare qua a sinistra. Vado, manca poco. Sono sia arrabbiata con mamma Moni e papi Andy, ma anche triste. E comunque, ecco la casa, sono arrivata, devo andare, è là davanti. Eccomi, sono arrivata. Questa è la porta. Sono arrivata a casa di Giada! Lei non lo sa ancora, ma noi diventeremo sorelle! Io dovrò essere come una spia, perché io non mi devo e non voglio farmi scoprire da mamma Nadia, papà Dario e anche Ricky, perché non voglio che lo dicano i miei genitori, perché sennò dopo mi prendono e mi riportano a casa. Non potrò più avere una sorella. C'è solo un piccolissimo problema. Come faccio ad entrare? Allora, nel frattempo lascio questo qui. Ok. E dopodiché vediamo, aggiungiamo qui. È aperto! Ok, Estreitas, questa è la porta principale, ma io non posso entrare da qui, o se no mi vedranno tutti e questo non va bene. Mi può solo vedere Giada. E quindi
l'unica cosa che posso fare è andare a vedere là se c'è una finestra. Ma prima, per darmi la forza di non farmi trovare, iscrivetevi, cliccate la campanella, dindlan e spolliciate. Ok, vado a cercare se c'è qualche finestra. Perfetto, c'è una finestra, quindi ora mi intrufolerò. Oh no, ci sono le grate, e ora come faccio? Vabbè, provo lo stesso. È aperta, evviva! Però comunque glielo dovrei dire a Giada di non lasciare le porte e le finestre tutte aperte, perché potrebbero anche arrivare i ladri. Comunque, a parte questo, adesso spio dalla finestra e guardo se c'è qualcuno che non sia Giada, perché o se no devo ideare un piano. Guardate, c'è il fratello Ricky. Però intanto è occupato al cellulare, quindi entrerò senza farmi vedere. Accorto di niente. Allora, ricapitolando, non mi devo far scoprire da mamma Nadia, Ricky e papà Dario, e invece da Giada devo attirare l'attenzione. Però vedo che lei ha gli occhi fissi sul tablet, sarà difficile farsi notare. Comunque, missione invisibile. Cosa cucino stasera? Papà Dario! E quindi cosa cucino stasera? È una domanda. Non lo so, si facciamo una grigliatina? Grigliatina? Sì, si può fare. Allora, preparo subito, un'oretta e tutto pronto, eh? Ok. Oh, bravo, io intanto vi faccio le unghie. Va bene, buone unghie. Caspita, Giada, le palline! Giada, queste palline, quante volte ti ho detto? Ma non sono stata io a buttare le palline per terra. E allora, se non sei stata tu, sarà stato come al solito il fantasma formaggino. Vabbè. Mi stava per scoprire. Meno male che non mi ha scoperto. Fiu, mi devo sbrigare ad andarmene da qui. Senti, vado a chiamare Sofia perché fra poco si mangia. Ah, è vero? Ok, io continuo un secondo qua. Sofì! Ma qui non c'è nessuno! Ma dov'è Sofì? Sofì! Che sia in bagno? Ma qui non c'è neanche qui! Papi! Sofì! Sofì non c'è! Cos'è successo? È successo che Sofì non è in casa! È sparita! Non c'è di là! Allora, estritas! Se avete visto qualcosa, scrivetelo qui sotto nei commenti, e se pensate che stia succedendo qualcosa di strano, lasciateci un like. Per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi e cliccate la campanella, papi! Moni, non ti preoccupare, sarà ancora dalla vicina a giocare come ha fatto l'altra volta. Sì, sì, sì. Adesso la chiamo, così vediamo se è veramente lì. Ok.
tutti li togliamo da lì, eh? 5 minuti, devo sparire da qui. Sembra aver sentito qualcuno, vabbè. Non mi ha visto. Ci devo riprovare. Vai! Strano. Non si stufa mai di giocare al tavolo. Sofì, Sofì! Eccomi! Andiamo di sopra! Sì, non ti trovo a cominciare. Chiudiamo! Sofì, ma cosa è successo? Giada, adesso ti spiego tutto, ma meno male che ci sei tu! Ho chiamato tutti i vicini, non è a casa di nessuno di loro. No! Ma non è che sarà veramente scappata di casa? Sono preoccupata, Papietti. Anch'io. Dammi il telefono, provo io a chiamare le sue altre amichette. Sì, ma fai presto. Ma non capisco, cos'è successo? Sono venuta fin qui da te perché ho litigato con i miei genitori, perché io vorrei una sorellina, però i miei genitori non vogliono e quindi diventerai tu mia sorella. Ti spiego tutto. Allora, sono scappata di casa, ho preso il monopattino, ho fatto tanta strada con il monopattino, sono arrivata fin qui e ti ho raggiunta. E fammi riprendere un attimo. Praticamente è successo che i miei genitori non vogliono che... Ciao. Sì, ciao Sofì. Lo sapete che lui ha una sorella? Sì, scusa sì. Sofì, scusa, dopo. Siamo impegnati qui, Sofì. Però anche Laura ha dei fratelli. Sì, Sofì, ok. Guarda qua. Sì. A me piace di più quella bianca. Quella bianca. Però anche Martina, Paolo, Genoveffa hanno dei fratelli e sorelline, sapete, no? Sì, Sofì. Mettila. Ed io no! Perché non mi fate una sorellina, un fratellino? Scusa Sofì, non è proprio il momento. Stiamo facendo un lavoro al computer. Ne abbiamo già parlato della sorellina, per favore, dai, facci finire, scusa. Allora, io non ho messo la mia. Ma Sofì, non è giusto! Sofì! Poi le passa. Dici? Sì, non ti preoccupare. Vabbè, continuiamo. Sì. Io vorrei tanto una sorellina. Invece sono figlia unica. E voi, estrellitas, che vuol dire stelline in spagnolo, ce l'avete una sorellina o un fratello? Scrivetelo qua sotto. I miei genitori non mi capiscono. E se volete che io sia meno triste, lasciatemi tanti like. E dopodiché iscrivetevi e cliccate la campanella. Lindblom. Ai
Hai capito, Giada? I miei genitori non vogliono farmi una sorellina ed io sono molto triste. Mi dispiace, Sofì, ti vorrei aiutare. Beh, ci sarebbe un modo. Vuoi essere tu la mia sorellina? Sì, volevo tanto una sorella, solo che non ci deve scoprire mia mamma. Sì! Facciamo il giuramento delle sorelle? Sì. Giuriamo di essere sorelle! Woo! Siamo sorelle! Però io ho fame! Vado giù a rubacchiare qualcosa, visto che papà sta cucinando. Giada, aspetta! Non lo dirà nessuno che io sono qui, perché i miei genitori mi staranno cercando di sicuro. Sì, certo, Sofì, non lo dirò a nessuno. Tanto te vivrai qui per tutta la vita in camera mia. Io ti porterò il cibo e da bere. Adesso vado. Pane fatto, arrosticini. Non vedo nessuno. Posso prendere due arrosticini e due fette di pane. Eccomi, Sofì! Sofì! Mia mamma era distratta e quindi ho preso un po' di cose. Benissimo, bravissima! Avevo un sacco di fame. Grazie, sei proprio una sorella. Anche io ho tanta fame. Però ho anche un po' di sete. Sofì, tra 5 minuti te lo vado a prendere perché adesso devo finire di mangiare. Ok, va bene. Ok, allora l'insalata adesso la condiamo e... Succedono cose strane in cucina. Ma questi non erano di più. Ricky! Dove sei finito? Ho la pancia piena. Anch'io. Però ho mangiato. Adesso ho un po' di sete. Sì, anch'io. Ma che ne dici di andare giù tutte e due insieme a te ti nascondo? Sì, dai! E possiamo anche prendere il dolce. Andiamo su e portiamo tutto di nascosto. Sì, sì. E visto che dovrò portare due merendine, dirò che saranno per la mia bambola. Sì, esatto. Oh no, non è a casa di nessuna delle sue altre amichette! Non c'è! Povera Sofì, starà vagando in mezzo a una strada? Starà morendo di fame! Papi! Mamma! Dimmi, amore! Eccoti ho qua! Ho sete! Tira un bicchiere! Ecco qua, il giallo, il tuo preferito! Come no? Un altro! E da quando usi due bicchieri tu? Scusami! Mamma, ma anche la bambola dovrebbe bere, quindi anche lei ha sete, quindi gli servono due bicchieri! Ciao! La tua borsa. Ah, ti faccio vedere. Allora. Un peluche, il pigiama, dei pantaloncini, calze, un vestito, la confezione degli occhiali e dopodiché qua dentro ho lo spazzolino e la spazzola. Ah, se vuoi che ti accompagno a mettere lo spazzolino in bagno. Ah, ok. Andiamo. Eccoci in bagno. Adesso qui appoggio il tuo spazzolino, il dentifricio e la spazzola qui sotto. Adesso torniamo in camera, ok? Entriamo. Wow. Ma forse
forse ho fatto male a scappare di casa. E i miei genitori avranno pure un motivo se non mi vogliono fare una sorellina. E Stritas, voi che cosa ne pensate? Ho fatto bene a scappare di casa? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Magari i miei genitori saranno preoccupati. Tu Giada, che cosa ne pensi? Ma dai, non ci pensare, giochiamo! Ok. Ma dove sarà andata? Dove sarà andata? Ho capito dove può essere! Andiamo! Povera Sophie, sarà triste e sconsolata! Arrivo! Papi, ma sì. Secondo te la troviamo? Sì, stai calma, secondo me è qui. Dove può essere andata se non qua? Abbiamo cercato da tutte le parti. Dalle altre amichette non c'è. L'ultima possibilità che abbiamo è che sia a casa di Nadia, da Giada e mamma, a casa sì. Loro. Vedrai che qua ormai è anche tardi. Solo che Nadia, mamma Nadia non mi rispondeva al telefono e quindi non sappiamo se è lì. Speriamo, Stritas, per favore, lasciateci un mi piace, iscrivetevi e cliccate la campanella se volete che questa storia vada a finire bene. Chissà perché, secondo me, come abbiamo detto. Sì, sicuramente, quello. Sarà per quello, perché per il discorso della sorellina, ma poi glielo spieghiamo bene, che non è che noi non vogliamo, glielo certo. Spieghiamo. Sono preoccupato, Monica, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. È questa la casa? Eccola, sì. Siamo arrivati. Suoniamo il campanello. Sì. C'è che laviamo le mani. Ah, Giada, anche tu ti devi lavare le mani. Hai sentito? Junior, noi non usiamo il dentifricio Junior Acqua Fresh, ma da quando? E questo? Ma c'è qualcosa che non mi quadra? Ma quante stranezze stanno succedendo oggi? Sono alla porta. Giada! Arrivo, arrivo! Ma quanto insistente questo campanello, arrivo! Ma chi sarà? Ma chi è adesso? Non lo so! A quest'ora! Nadia, Dario! Non sapete che cosa è successo? Sophie è sparita, è qui da voi! Ma non abbiamo capito! Cosa sta succedendo? Come è sparita? Veramente? Come siete qui? Cosa è successo? È sparita da casa! L'abbiamo cercata da tutte le parti! Da tutte le amichette, mancate solamente voi. Sì, è l'ultima possibilità, se non è qui non sappiamo cosa fare. Abbiamo provato a telefonarvi, ma non rispondevate. Possiamo controllare? Aspettate! Che c'è? Che succede? Ti è venuto in mente qualcosa? Arriva da mangiare! Ho trovato uno spazzolino che non è di Giada! Rumori sospetti? Ragazzi, entrate! Dai, forza! Venite, venite! Abbiamo una soluzione allora! Speriamo! Ragazzi, venite, andiamo! Secondo me sono su! Speriamo bene che ci sia! Speriamo! Guardate, la stanza di Giada è questa! Mi devo nascondere! Sotto il letto! Cosa c'è, mamma? Giada, dici la verità, c'è qui Sophie? Sophie? È dentro questa camera? Sophie, se ci sei, esci subito! Siamo molto preoccupati, Giada, dici la verità! Sì, sotto gli unicorni non c'è nessuno! Come? Unicorni? No! Io sono scappata di casa perché non volete farmi una sorellina! Ma Sophie, vieni fuori, dai, ne parliamo! Se non abbiamo fatto una sorellina non è perché non vogliamo, vero papi Andy? Ma sì, Sophie, vieni fuori! Ti spieghiamo tutto! E poi adesso hai un'amichetta nuova, Giada, ci sono qui anche mamma sì. Nadia, papà Dario, ti vogliamo sì. Tutti bene, non è il caso di fare così, diglielo anche tu papi. Sophie, dai, esci che ne parliamo tranquillamente. Oh, bene, sta uscendo. Sì, e poi io e Giada siamo diventate sorelle. Oh. Ma scusate.
scusate, ma gli arrosticini ce li avete ancora qui? Li avete finiti? Nadia, ti sembra il momento? Tutto bene quel che finisce bene. Venite qui per un abbraccio di gruppo. Dai! Finalmente! Non lo siamo veramente sorelle. Siete sorelle, va bene, grazie di tutto, grazie anche a Giada e Mamma, il canale Giada e Mamma, a papà Dario, mamma Nadia, senza di voi non so come avremmo fatto. E tu, Sofì, ne parliamo a casa. Lei sta con me. Per il momento sei perdonata, ma vediamo, eh. Ci hai fatto preoccupare tantissimo. Sì. Comunque, Estreitas, vi mandiamo tutti tantissimi Beritas! Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi raccomando, non fate preoccupare i vostri genitori in questo modo. Ciao! No, no.